Sposto la macchina. No, 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 ancora no. No, no. Devo togliere ferro a mano prima di partire, no? Cambiato le pasticche. Bravo, le pasticche. Hai visto che fischia di meno dell'altra volta? Mamma, ti do di una cosa. Dimmi, amore di mamma, dimmi. Allora, innanzitutto ho preso tutti i 9. Bravo, il dovere tu hai fatto. Però c'è un problema. Dimmi. Non è che se ti piacciono le altre ragazzine non c'è niente di sbagliato. No, non ti preoccupare, mi piace ancora il cazzo. Anche a tuo padre è successo. Togli quella mano di porca di... Uè, Ciccio, che mi devi dire allora? Ma niente, amore. Ho parlato con il Papa l'altro giorno. Mi ha detto che non posso entrare in seminario. Il problema fondamentale è che nell'ultima interrogazione in latino... Beh, è importante il latino, lo sai a mamma, no? Se no non puoi andare... No, è importante il latino a mamma. Se no non puoi andare a fare il dottore come a tuo fratello che fa il medico, che è l'orgoglio della famiglia nostra. Non come te, so, a mamma sicura che stai tutto bene, è una voce poco femminile. Non è che ci devi dire qualcosa? Allora, possiamo evitare commenti sulla mia voce? Va bene. È nel periodo di transizione, devi capire. E la Madonna! Il sottino di Milano, sì. È diventato catanese. Sì. Abbiamo superato il casello. Senti, ma ho visto, stai facendo tu o io? Scusa. Dimmi, ma mamma, quanto hai preso il latino? 5. Quanto hai preso? 5. Quant'è che ha preso? Chiedilo a lui, no? Mi sta troppo sulle palle, chiedeglielo a lui! Ha detto 5! Mille orecchie, lui e sturi! Sì, ma ha preso 5! Vabbè, dai, non c'è niente di male! Scendi! Ma come scendi? Scendi! Ma siamo in autostrada! Ho detto scendi! Ascolta tua madre! Scendi! Ciao, ciao mamma, ciao!